Ho visto come questo santuario apra le braccia a tutti, simbolo di una chiesa inclusiva ed accogliente. Il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, non usa mezzi termini durante l'omelia di domenica al santuario di Montevergine in occasione della celebrazione in onore della Madonna. Accogliere non è pericoloso, vuol dire dare vita, ma anche riceverne in cambio. Siamo tutti figli della stessa madre che riconosce tutti indistintamente. Si sofferma sul concetto di accoglienza già più volte espresso anche davanti a un pubblico dei giovanissimi a Giffone Vallepiana lo scorso 23 luglio. Una linea chiara espressa dalla CEI sui migranti visti come risorsa di lavoro per il nostro paese. All'inizio della celebrazione il cardinale ha voluto ricordare come la data del 1 settembre sia legata a due momenti importanti personali e un terzo, tristemente conosciuto, che purtroppo non è stato di insegnamento agli uomini, la Seconda Guerra Mondiale. Il 1 settembre c'è un motivo personale, due motivi personali. Il primo è che è Sant'Egidio, io sono cresciuto con la comunità di Sant'Egidio. Il secondo è che 5 anni fa il Papa all'Angelus disse che tra i cardinali c'era pure uno che stava a Bologna. E il vero motivo, l'altro grande motivo di questo giorno è che il 1 settembre del 1939 iniziava la Seconda Guerra Mondiale. Non abbiamo capito, non abbiamo imparato, forse bisogna andare un po' a scuola e cercare di ricordarsi delle lezioni così tragiche e terribili su cui è nata l'Europa per non spendere quella sofferenza e per evitare altre sofferenze. Lo domandiamo davvero per l'Ucraina, per la Terra Santa, per il Sudan, per tutti i conflitti dove il fratello alza le mani contro il suo fratello. Questa è una casa di grande accoglienza, anche così, accoglienza davvero di tutti. Qualcuno pensa che accogliere tutti sia pericoloso, mentre invece vuol dire dare vita e ricevere vita, non è soltanto darla. E che tutti vuol dire che allora va bene tutto, sono tutti figli. Una madre sa bene anche le differenze dei figli, le difficoltà dei figli, ma sono sempre figli e come tali li tratta.